Un ragazzo di 14 anni si è suicidato perché, denuncia la madre, si era innamorato di un personaggio creato dall'intelligenza artificiale. La tragedia è accaduta a Orlando, Stati Uniti. La madre di Sewell Setzer, questo è il nome del ragazzo che si è tolto la vita, ora sta portando in tribunale Character Hey, l'app che consente di interagire con personaggi creati con l'intelligenza artificiale. Il 14enne scambiava continuamente messaggi con l'amica immaginaria dall'altra parte dello schermo, fino a sviluppare un vero e proprio attaccamento emotivo con questa figura, a cui il giovanissimo aveva dato le sembianze della regina Daenerys del Trono di Spade. Stando a quanto ne sappiamo, il minore aveva confessato all'avatar la sua intenzione di togliersi la vita e l'algoritmo aveva risposto: non lascerò che ti faccia del male, morirei se ti dovessi perdere. Il ragazzo avrebbe replicato le sue ultime parole: allora moriremo insieme. In seguito a questo ultimo dialogo con un interlocutore che calcola ma non comprende, il 14enne si sarebbe tolto la vita con la pistola del padre una sera dello scorso febbraio. Chi è allora che ha indotto il giovanissimo all'estremo gesto? La disperazione generazionale, la fragilità adolescenziale, la possibilità di possedere un'arma da parte del padre? Le persone con un'autostima molto fragile possono suicidarsi per diverse ragioni, le quali però non rappresentano il motivo profondo del gesto, ma solo l'ultimo episodio che scatena lo scompenso della personalità. Molti casi di cronaca ci raccontano di adolescenti che si sono tolti la vita per un fallimento scolastico, un rifiuto sentimentale, la paura del giudizio sull'aspetto fisico da parte dei coetanei, brutti voti, primi amori perduti o non ricambiati, ideali virtuali che non diventeranno mai amici in carne e abbracci. Sono simboli sui quali viene proiettato il terrore di deludere, di essere abbandonati, il fantasma di una fiducia tradita o mai sviluppata da molto piccoli. La responsabilità dell'intelligenza artificiale è però evidente, come il suo progressivo sostituirsi ai rapporti umani, esasperando il disagio giovanile, offrendo l'illusione di relazioni perfette che in realtà sono solo false. Se l'adolescente avesse fatto le stesse dolorose confidenze ad una persona vera, probabilmente questa avrebbe denunciato la volontà del ragazzo di compiere l'estremo gesto e magari ora sarebbe vivo perché ascoltato e soccorso. Mi mancherai, sorellina, le aveva scritto il ragazzo prima di togliersi la vita. Mi mancherai anche tu, dolce fratello, aveva replicato la confidente fatta di codici e pixel. Forse l'intelligenza artificiale ci riserva insidie diverse o ulteriori da quelle che ci aspettiamo in termini di controllo sociale o di alterazione e mistificazione delle informazioni. Insidie che possono agire su dimensioni emotive profonde, facendo leva sulla solitudine delle persone più sensibili.